conocemos a su amado. Hermano, yo estoy sentado en esta silla que tengo a tocar, no sea mi cara de levantar, si quiero no estar aquí. Cara madre. Giovanni. Cara madre. Giovanni, mi disculpa. Ma che è stato? Dammi il braccio, mi disculpa. Ma mi vuoi dire che è stato? Vieni sopra, ci stanno tutti. Tu abbiati che vengo. Vengo da sola. Vengo da sola. Salgo le scale. Salgo le scale. È un tanfo che era morbato, mi spezza il fiato. Mi aggrappo al battente. Ho bisogno d'aria, se non ci vengo. Non c'è un filo di corrente. Hanno chiuso tutte le imposte. Che fare? Sussurra mia madre immacolata che sta coprendo la specchiera con il lenzuolo. Esce dalla stanza e mia sorella rimane con una scena con il lenzuolo in mano. E capisco che potrebbe scomparire. E anche vorrebbe scomparire. Ma non so come. Mi ritrovo seduta a fissare l'arco che fa la scena nel bicchiere. Mio padre mi sta di fronte e parla, parla, parla. No, non è vero. Ma tutti gli altri lo fanno abbastanza. Hai fatto coraggio. Tanto lo sa che non lo ascolto. Mi sveglio stesa sul letto, chiudo gli occhi. Ogni tanto sento il fruscio che si affaccia allo stipile della porta. Qualcuno ha fatto una carezza, un saluto a bassa voce.